Ciao amici di Amazon, da DJ Mister. Quindi oggi faremo questa videoprova della UK da 20.000 mAh, una batteria esterna. Come sempre vi ringrazio di seguire i miei video e insomma le mie opinioni sono da utente normale, non scendo in specifiche tecniche, ma un utilizzo fatto di 4-5 giorni massiccio del prodotto e poi vi riporto qui la mia esperienza. Diciamo che il video aiuta più che altro, li faccio per aiutare a capire le dimensioni materiali e poi le funzionalità finali del prodotto stesso. Ma andiamo ad aprire la confezione. Devo dire a UK sempre molto attenta ai materiali, al design, anche se in questa batteria da 20.000 mAh credo che abbia potuto far poco, perché la grandezza c'è tutta. All'interno troviamo il manuale istruzioni, purtroppo non in italiano, però insomma per quello che può servire, cioè in inglese, tedesco, francese e spagnolo. Qui ci sono le specifiche tecniche, oltre delle figure, insomma, per capire un po' come utilizzare la batteria. Quindi 20.000 ampere, entrata per ricarica, ci vuole un caricatore almeno da 2.1 ampere. Io utilizzo il caricabatterie del Samsung Note 3. Ci ho messo in questi 5 giorni di utilizzo, effettivamente per ricaricarsi la batteria, ovviamente da 20.000 ampere, ci vuole diverso tempo. Io ci ho messo l'ho messa la sera prima, la mattina dopo ancora 10-12 ore per una ricarica completa. E poi sul frontale, che poi vi mostrerò tra poco, ci sono due USB, la solita, una da 1 ampere, quindi per tutti quei cellulari che non hanno bisogno di grandi erogazioni di energia, da 2.1 per tutti i tablet, iPad e così via, che sono dotati di batterie più grandi. Una raccomandazione: qualcuno mi ha chiesto se è possibile ricaricare il telefono nella USB più potente. Allora, lo possiamo fare, effettivamente aumenta la velocità di ricarica, però a lungo andare io lo sconsiglio, perché la batteria, soprattutto se di poco amperaggio, potrebbe risentirne, quindi durarvi meno. Io ripeto, per mio consiglio, sui telefoni che hanno una batteria di poco amperaggio, di inserire il telefono nella prima presa da 1 ampere. Qui ci sono le dimensioni, ma ripeto, le dimensioni scritte, di solito io parlo, ripeto, da utente normale, di solito quando mi dicono le dimensioni uno non si rende conto solo visualizzando il prodotto in un video. E allora, all'interno, continuiamo, troviamo la batteria, vedete, è effettivamente di grandi dimensioni e sicuramente pesante, sì, pesante. E poi il cavetto USB, micro USB, appunto per ricaricare. Inseriamo sulla USB carica batterie e questa la inseriamo, poi vi faccio vedere dove nella batteria per ricaricarla. Togliamo la scatola e passiamo al prodotto. Allora, il prodotto si presenta, come detto, UK ha un particolare una particolare predisposizione ai tipi di materiali e al design. Certo, su 20.000 ampere credo che abbia potuto fare poco. Forse questa plastica lucida non mi dà quella sensazione di materiale proprio pregiatissimi come altri sempre prodotti UK. Però devo dire che forse sarà questo design minimale, non storna nonostante le dimensioni generose della batteria. Inizio a parlare con le prese USB. Abbiamo una prima USB che praticamente non hanno scritto più l'amperaggio, però insomma hanno messo questo simbolino, questo fulmine simbolino, uno per ricaricare appunto tutti quei cellulari non esosi di energia, e la seconda
quella che praticamente ci dà una ricarica da 2.A, quindi per tutti quei tablet o prodotti che hanno una batteria almeno superiore ai 3500 A. Ripeto questo così magari può tornare utile. Al centro troviamo su tutte le batterie questa simpatica funzione della torcia LED. Prendo schiacciato il pulsante, in caso di emergenza abbiamo questa torcia dalla buona resa. Insomma, si vede abbastanza bene, una torcia comunque di emergenza proprio in casi in cui non si hanno altre lampadine più potenti a portata di mano. Sul lato, su uno dei lati, c'è l'entrata micro USB appunto per ricaricarla. Come detto, all'incirca 10-12 ore per ricaricarla da zero. Io l'ho stressata parecchio questa batteria, infatti adesso l'accendo, c'è un solo LED, i LED sono 1 e 2 a sinistra, 3 e 4 a destra, vanno a salire, ogni LED è un 25% di carica della batteria, quindi 25, 50, 75 e 100%, così da avere sempre sott'occhio la carica residua dell'interno della batteria. Allora, visto il costo intorno ai 29 euro, io ritengo che questo prodotto sia comunque ottimo, perché calcolate che c'è una batteria da 20.000 A. Io l'ho stressata parecchio, però per farvi un esempio, dire adesso ci ho ricaricato due volte il tablet, quattro volte il Note 3, una volta la macchina fotografica, insomma, quantificare tutto resta un po' difficile. Faccio un esempio pratico su tutti: una batteria di un Note 3, che è di circa 3200 mAh, si può ricaricare da zero il Note 3 per circa 7 volte. Io l'ho utilizzata questi giorni, ripeto, stressandola, non ho più ricaricato i miei dispositivi per 3-4 giorni senza utilizzare più la presa elettrica, ho utilizzato prettamente questa batteria e devo dire che la batteria si comporta benissimo per quanto riguarda la resistenza. Ovviamente è pesante, ingombrante, in tasca non credo che non sia consigliabile, perché oltre alla dimensione c'è anche il peso. È una batteria che va acquistata sapendo di portarsi dietro circa, ora vediamo il peso che ci dovrebbe essere qui, mezzo chilo, insomma quasi mezzo chilo di roba in tasca, non la consiglio. Io utilizzo sempre lo zaino tra i miei tablet, i miei smartphone, le fotocamere, quindi non noto particolari problemi a portarmela dietro. A chi è rivolta questa batteria? Questa batteria sicuramente è rivolta a chi ha bisogno tanta energia per motivi di lavoro, quindi penso a chi ha un tablet e ha bisogno di essere molto in mobilità, ha bisogno di essere sempre con la carica, con il dispositivo carico, e rivolta soprattutto a chi gioca molto con i tablet o derivati, perché questa batteria vi garantisce un utilizzo continuato di giorni, non di ore, di giorni, perché effettivamente 20.000 A ci permettono, stressandola, di raggiungere il secondo giorno tranquillamente. Io parlo di un uso continuato. Alla fine io, come sempre, chiudo i miei video consigliando di prendere la batteria oppure no. Ripeto, qui il discorso va sul soggettivo, perché la batteria ha un peso importante e una grandezza importante, però se volete una autonomia in mobilità che vi permette di rimanere veramente più giorni lontani dal caricabatterie elettrico, questa fa al caso vostro. Come sempre, DJ Mister Quindi vi ringrazio per avermi seguito. Vi dà appuntamento alla prossima opinione.